Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo. Sono perfettamente alzata presto. Oggi avrò uno shooting. Cos'è bello dei shooting? Che non devo truccarmi, posso presentarmi letteralmente in questa maniera, anche in pigiama. Cosa ti interessa? E mi truccano, mi preparano, non devo fare niente. Prenderemo un Uber e poi andiamo. È stato un parto, ma finalmente ho trovato l'Uber che mi viene a prendere. Sono un pochino leggermente in ritardo, però adesso prendo i minuti che arriva l'Uber per mettere un posto un po' alla camera, perché io odio tipo quando torno che è tutto in disordine, mi fa sentire tipo che non ho fatto niente, non mi piace. Ho appena finito lo shooting, ma vi volevo raccontare tipo che l'Uber di prima era veramente strano, cioè si arrabbiava da solo e parlava da solo e io non c'ero. Certo, ho pensato, oh my gosh. Fortunatamente dovrò andare da una mia amica che sta qua vicino. Ci mangiamo nel suo ristorante e poi oggi pomeriggio andiamo a cambiare la sua felpa di negozio, non lo so. E non devo tornare a casa, non devo nemmeno cucinare. Sono arrivata. Adesso mangiamo, poi andremo a cambiare questa felpa. Mangiato, sta piovendo, spero che nessuno venga qua per favore, perché io non riesco a spostare la macchina. Solo io amo la pioggia, stare dentro la macchina con la pioggia. I just want to love my always come true. Comunque volevo troppo dirvi questa cosa, ma alla fine mi ero scordata, è una cosa che ci tengo tantissimo. State attente molto a quello che siete voi, quello che potete portare sul tavolo, perché quando voi conoscete il vostro valore in quantità, sia di conoscenze sia di capacità, avete vinto. Metti in moto il tuo cervello, sii curiosa e nel tuo bagaglio ci devono essere più cose possibili. La situazione è molto divertente, spero che qua dentro non ci siano telecamere, ma io sono a lezione, cioè in realtà c'è una conferenza oggi. Ho preso il mio caffè perché sennò non mi concentro. Praticamente è una lezione speciale, è una sala conferenze e guardate dietro, non c'è nessuno perché sono arrivata mezz'ora in anticipo. Quindi adesso edito qualche video oppure finisco di studiare qualcosa e poi seguirò questa lezione. Indovinate che giorno è? È il giorno per fare il So che voi amate questi tipi di discorsi e io molte volte mi ci trovo, quindi invece di parlare da sola o pensare da sola, vi racconto. Sto imparando a realizzare sempre di più quanto è importante rimanere soli. Rimanere soli, stare da soli, fare le cose da soli, perché alla fine tutti preferiranno sempre qualcun altro, sempre la tua amica più cara, chi volete voi, vostro. Sempre preferiranno qualcun altro. Quindi, perché essere la stupida della situazione e comportarti come oddio, però. No, tu preferisci qualcun altro? Anche io preferirò qualcun altro. Non è che noi siamo qua a mettere sempre in prima posizione gli altri e poi gli altri ce la mettono sempre nel sedere. 2023, vibing da sola. Oggi non è un vlog day, però ho detto perché non dare tipo dei consigli aggiornati su come studio. Sono una falsa. Di tutto però facciamo vedere l'outfit. This is my outfit for today. This is my pants, it's like 400 euros. Questa è la mia postazione di studio. E adesso voglio fattanare me stessa. Ovvero, avete presente quegli appunti che vi faccio vedere? Oh my gosh, che belli questi appunti! 3 giorni. Stupende queste pagine, begli appunti. Solamente che per fare un appunto ci vogliono tipo 700 anni e io sono stra indietro, come sempre. Per adesso che ho un pochino di giorni, voglio scrivere e mettere le basi dai video e poi mi riprenderò le slides. Oh my god! Sono veramente divertente. Ho preso troppo caffè e sta uscendo la best version of me. Non sopporto la gente che nei gruppi dell'università scrive. Fatto notte, sono passate 6 ore. Ho studiato tutto il pomeriggio. Non avete assolutamente idea. E adesso mi sento di impazzire perché non ho mai studiato così tanto. E infatti adesso per forza devo uscire. O vado in palestra o vado a fare qualcosa. È da un botto che non vado in palestra, quindi ho quest'ansia di ritornarci, però penso sia la cosa migliore per sfogarmi. Non ho assolutamente idea di come gli stia cominciando il mio cervello ad andare in palestra. È letteralmente 2 settimane che non vado. L'unica cosa che ho fatto è semplicemente vestirmi senza pensare niente e adesso sto andando. Io credo di aver preso troppo caffè e sto impazzendo. Infatti, se non vado in palestra, penso veramente di impazzire. E se non l'avessi preso, non avrei studiato. Però adesso ne ho prese troppo e adesso sto impazzendo. E
appena finito di fare palestra. Stavo pensando al fatto che da soli è veramente unproductive, o semplicemente ho voglia di lamentarmi. Sono praticamente le 23 e adesso farà l'ultima sessione di studio. Scaricato, no? Quest'app praticamente puoi studiare con le persone e ognuno studia, ha tipo un'ora per studiare. No, le 1 di notte ho lasciato gli appunti qua vicino, perché secondo me questa notte loro, i miei amori, vero? Decideranno di entrare nel mio cervello.